Come faccio a capire se sono gay? A onor del vero devo dire che non tutte le persone che crescendo si scoprono omosessuali si pongono questa domanda. Anzi, molto spesso mi confronto con ragazzi che mi raccontano di avere in qualche modo un po' sempre saputo della loro omosessualità. Altre persone invece cominciano a confrontarsi con la possibilità di essere omosessuali durante l'adolescenza o alcuni addirittura anche dopo, perché si rendono conto di avere delle fantasie di tipo omosessuale o perché addirittura si riscoprono innamorati di una persona del loro stesso sesso. E questa cosa le manda in confusione. Proviamo allora a fare un po' di chiarezza insieme. Innanzitutto, quando pensiamo all'omosessualità, nell'immaginario collettivo viene subito in mente un rapporto sessuale fra due persone dello stesso sesso. In realtà l'omosessualità, proprio come l'eterosessualità, non ha a che fare solamente con il comportamento sessuale, ma è costituita anche da tante altre componenti, come per esempio dalle fantasie sessuali. Prova allora a domandarti quali sono le persone a cui prevalentemente rivolgi le tue fantasie sessuali e poi quali sono le persone da cui prevalentemente sei attratto da un punto di vista fisico e ancora quali sono le persone di cui prevalentemente ti innamori. Mi raccomando però, il fatto che tu abbia avuto una sola fantasia di tipo omosessuale o anche solo un rapporto sessuale con una persona del tuo stesso sesso non vuol dire necessariamente che tu sia gay, perché essere omosessuali vuol dire essere attratti da un punto di vista fisico ed emotivo da persone del proprio stesso sesso in modo stabile nel tempo. C'è poi un altro aspetto da considerare. Siamo tutti portati a credere che le persone siano tutte eterosessuali o, per esclusione, omosessuali. In realtà gli studi sembrerebbero dimostrare che l'eterosessualità e l'omosessualità siano solamente i poli più estremi di un continuum all'interno del quale troviamo persone che, pur essendo prevalentemente eterosessuali, hanno fantasie e rapporti sessuali più o meno frequenti con persone del loro stesso sesso e che trovano assolutamente piacevoli, e persone che, pur essendo prevalentemente omosessuali, hanno fantasie e rapporti più o meno frequenti con persone dell'altro sesso e che trovano assolutamente piacevoli. Questo vuol dire quindi che ci sono persone per le quali definirsi come esclusivamente eterosessuali o esclusivamente omosessuali diventa una forzatura che mal le rappresenta. Al di là di questi discorsi, comunque, io credo che il metodo migliore per capire chi siamo sia quello di osservare il fluire delle nostre emozioni senza giudicarle, rimanendo aperti a qualunque possibilità, anche a quella di poter essere omosessuali. E qui purtroppo sorge il problema, perché purtroppo ancora oggi per molte persone pensarsi come omosessuali fa paura. Allora mi raccomando, non avere paura, perché qualunque cosa scoprirai su di te andrà benissimo. Nel frattempo continua a vivere la tua vita con passione, fai le tue esperienze e così vedrai che piano piano, con il tempo, tutte le risposte che cerchi arriveranno.